Questi sono gli ultimi 2000 che ti do. A quest'ora dovevi aver comprato la barca, essere andato all'isola di Ciavichi e aver riportato indietro il tesoro. No, zio Brady, la barca c'è. Mancano solo questi 2000 dollari dell'ultima rata. Sì, ma non giocarteli ai cavalli come al solito. Io lo so, tu continui a credere che questa mappa me la sono sognata. Beh, io a questo tesoro gli ho fatto la guardia per 4 anni, notte e giorno. Mi ci sono beccata anche la meningite tropicale. Sta tranquillo, zio Brady, ormai è fatta. Domani prendo il largo. Lì c'è un tesoro che vale milioni di dollari e che aspetta solo che qualcuno vada a prenderlo. Va bene, ci vado. Grazie, sono al verde. La ruota della fortuna non ti gira, eh? Purtroppo ho perso anche gli ultimi 2000 dollari di mio zio. Sai, quello che è fissato con l'isola del tesoro. Forse stavolta ti posso dare una mano. Dell'agente di Chicago ha comprato la corsa e ha puntato tutto su Filippone. Parte nella quarta corsa ed è il più brocco di tutti. Lo pagheranno una fortuna. Non è possibile. Il favorito è il cioccolato. È il cavallo di Frisco Joe, non può perdere. Sì, lo so, e invece perderà. Quelli di Chicago hanno riempito di botte il Fantino e ormai hanno la corsa in tasca. Filippone! Ok, bionda. Ti sono debitore. E di che? Io non ti ho detto niente. Così, quelli di Chicago avrebbero deciso che cioccolata non vince, eh? Sì, hanno messo un sacco di soldi su Filippone, capo. Noi invece abbiamo giocato 30.000 dollari su cioccolata. Bene. E allora tu vai e ne punti altri 15.000 su cioccolata. Ma capo, e se vince Filippone? Vincerà cioccolata. Il Fantino di Filippone se lo cucinano loro due. E i ragazzi di Chicago, dimmi, impareranno che è Frisco Joe che decide chi vince. Sei sempre il più forte, Frisco. Sempre. Ehi. Ciao. Ciao, morto di fame. Che fai da queste parti? Dopo tutta la batosta che hai preso, insisti ancora a giocare? No, non scommetto più. Sto in società con un bookmaker. Vai a puntare su cioccolata? Beh, ti credo. Altri 15 bei bigliettoni. Sono 30.000 garantiti. Lo danno alla pari. Senti. Io e il mio socio, cioccolata, lo paghiamo a 2. È un buon affare. Cosa? E se vince, voi vi beccate il doppio. Meglio che alla pari, no? Ok, ci sto. Aspetta. Ci devo andare io da solo perché siamo clandestini e non possiamo esporci. Ti fidi di me, no?
Come no, morto di fame. Certo che mi fido, in fondo è come se mi lasciassi in pegno la pelle. I soldi me li porti direttamente al tavolo. Buon inizio di Belfagor, che prende subito la testa, seguito da Calamity Jane, Robinson, Cioccolata e Filippone. Alla prima curva Ci ha detto bene ad aver incontrato quel peso. È da pazzi dare cioccolata a due. Tutto fatto? Sì, Frisco. Fantastico. Allora, brindiamo alla vittoria del nostro cioccolata. Cici, cici, cici. Forza, dai, forza. Dov'è Filippone? Ci ha puntato $15,000. Filippone è quello laggiù, staccato. Forse arriva prima che chiudono. Dai, cioccolata, dai, dai. Quote del totalizzatore alla quarta corsa. Vincente 12, Piazzani 10, 28, accoppiata 84. Eccolo là, prendetelo. Vai, corri. Zio Preti, sveglia! Sveglia, zio Preti, sveglia! Chi è? Buone notizie. Che c'è? Ci siamo, zio Preti. La barca è pronta e sto per salpare. Giuro, dammi $15,000 per le provviste e salpo con la marea. Sei contento? $15,000? Allora non ce l'ho solo io la meningite. Anche tu ti sei bevuto il cervello. Fa una cosa, sparisci e non farti più rivedere. Zio Preti! È tutto pronto, è un peccato rinunciare proprio adesso. Ciao, morta di fame. Ehi là. Allora, dove sono finiti i nostri soldi? Cosa? Che sei sordo? I $15,000. $15,000? Ma come? Non ve l'ho detto? Che cosa non ci avresti detto? Ho fatto un investimento, cioè li ho investiti per voi. È un affare colossale. Vi cedo la mappa di zio. La mappa di zio? Sì, quella del tesoro, vale milioni di dollari. Basta seguire le istruzioni. E noi siamo qui proprio per seguire le istruzioni, ma quelle del capo. Senti, figliolo, qui tira una brutta aria per te. Questa è l'occasione buona. Prendi e squagliatela. Grazie, ma ho già fatto colazione. No, c'è la mappa dentro. Va, figliolo, e torna col tesoro. Sì, ma c'è un sacco di mare intorno. Ci vorrebbe una barca. Come una barca, un'altra. Ah, già, che stupido. Io la barca già ce l'ho. E segui la mappa. Certo, certo. Perché il tesoro c'è. Ehi, venite, venite. Eccolo là. Incommensurabile piacere e l'onore di presentarvi adesso Mr. Charlie O'Brien. E lei è sicuro che la sua impresa riuscirà, Mr. O'Brien? Ma come, signorina, lei non conosce lo slogan. Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Per non parlare dei $200,000 di premio che vincerà se la prova dovesse riuscire. Ripeto, solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Ma perché lei lo farebbe gratis? Oh, molto divertente. Il nostro Charlie è sempre spiritoso. E adesso un'ultima domanda, Mr. O'Brien. Cosa prova l'idea di dover restare tanti mesi da solo nell'oceano? Ma carina, non hai capito che forza e grinta a volontà solo Puffin ti darà? Comunque Charlie non resterà proprio solo, signori e signore, perché un bellissimo pappagallo gli farà compagnia durante il viaggio. Anche a Paquito piace la marmellata Puffy? Perché non glielo chiede a lui? Paquito, dillo ai nostri telespettatori, anche a te piace la marmellata Puffy? Aspettatelo solo le pappagalle!
Sì, adesso faccio una strage di squali. Preferisco i fagioli. Ah, anch'io. Chiudi il becco tu. Ancora un minuto e sono cotti. Ho giusto il tempo di andare a controllare le vele. Guarda, non t'azzardare a toccarli, se no ti tiro il collo, eh? Fagioli? Dove hai messo i fagioli? Ma dove si è visto un pappagallo che si frega una padella di fagioli? E guardami in faccia quando ti parlo, hai capito? Innocente! Innocente pappagallo, eh! Un pappone sei, altro che innocente! Io ti levo tutte le penne a una e ti butto a mare nudo e senza ciambella! Pachito ha già pappato anche troppo. Pachito è un ladro. 3 giorni di prigione. Voglio l'avvocato! Sì, sì, te lo do io l'avvocato. Salve, ragazzi! Come va, vecchio orso? E inventi sempre una nuova, eh? Quando trovo qualcun altro che viene a farsi una scopetta! Hai bisogno di qualcosa? Ah, oh, grazie ragazzi! Ma passate a trovarmi ogni tanto! Ok! La radio di bordo è a posto? Tutto a posto! Sono in contatto con la base! Allora avanti a tutta marmellata! Grazie, a presto! Allora, Pachito, non... Allora non sei tu. È un uomo invisibile.
E dove sei? Anche se non ti vedo, prima o poi io ti faccio saltare fuori di qui, eh? Allora, e a costa di smontarla tutta la barca, ti devo trovare! Ecco qua, Paquito, è la più grande bistecca del mondo. Pare la coscia di un ippopotamo. La vedi quanto è bella? La mettiamo qui a prendere un po' d'aria. E vediamo se il pappone misterioso vuole fregarsi anche il bisteccone. Ok, Paquito? Lo sai adesso cosa vado a fare io? Mi distraggo e vado a parlare alla radio. Ecco qua. Allora, qui Puffin chiama guardia costiera. Qui Puffin chiama guardia costiera. Passo. Qui guardia costiera, siamo in ascolto. Charlie, ci sono novità. Passo. Ah, niente di importante. Ti volevo dire che l'amo... No, volevo dire che la montagna mette sete e il mare mette fame. Come? Ma che stai dicendo, Charlie? Lo so io, lo so io. Beh, quando ti decidi fallo sapere anche a noi, eh. Ma non tenere il canale occupato se non è urgente. A proposito, tutto bene? Beh, mica tanto. C'è una cosa che non mi va giù. Anzi, c'è una cosa che va su. Passo e chiudo. Sorpresa! Allora. Guarda chi si vede, l'uomo invisibile. No, no, veramente io mi chiamo Alan, piacere. No, no, sentiti. Un momento, adesso ti racconto cosa è successo, eh. Sentiamo. Io stavo scappando da certi banditi che mi volevano accoppare. Ero disperato, non sapevo che cosa fare. E la tua barca era la mia ultima speranza. Appunto. L'unico posto dove nascondermi. Peggio di così non potevi capitare. Non ti scaldare, parliamone un momento con calma, eh. Io non ne voglio parlare, io ti butto a mare. No, no, un momento, troviamo un accomodamento. Mi hai risparmiato la fatica. Aiuto, vieni a prendermi. Non puoi lasciarmi alla deriva. I clandestini si buttano a mare. Oh no. Ok, ma ricordati che finché vivi mi avrai sulla coscienza. Ehi, va presto a salire, se no finisci nella coscienza di un pesce cane. Bel bestione, eh? Quasi come lei, comandante. Va bene, Charlie. Sbarcalo all'isola dei conigli. Ok, passo e chiudo. Perfetto. Ti sbarcherò proprio all'isola dei conigli. Così la facciamo finita. Lei lo sa a cosa ho diritto se vengo abbandonato su un'isola? Vivere di acqua per 30 giorni. Sarà dura per lei. Molto gentile. Se io osservassi il regolamento, dovrei prenderti e buttarti a mare. Tu
Come si fa con i clandestini? No, vede, io prima ero un clandestino, ma dal momento che lei mi ha ripescato, ho assunto la qualifica di naufrago. E come naufrago ho diritto ad essere sbarcato in un porto e affidato alle autorità marittime. Clandestino o naufrago, qua per vivere a bordo bisogna lavorare, bisogna fare i turni di guardia, il punto nave, le manovre correnti, controllo del sartiame, eccetera, eccetera. Ah, ma lei è poco informato. Un naufrago non può avere mansioni operative. Ah no? Allora comincia a lavare i piatti. Basta mangiare, datti da fare, forza. E dammi la coperta, che è mia e devo dormire. Ok, comandante. Altri ordini per domani? Sì, svegliami alle 5. Non prima? Solo se finiamo sott'acqua. Sì, comandante. California 2, qui Puffin. Puffin chiede verifica bollettino meteo. Condizioni atmosferiche completamente diverse da bollettino. Passo. California 2, California 2, qui Puffin, passo. California 2, California 2. California 2, California 2, che vuoi? Comandante, è sicuro che ha pagato il canone? Perché sennò vuol dire che la radio è rotta. Guarda che se c'è qualcuno che si è rotto, sono io, è per causa tua, è chiaro? Chiamo California 2, California 2, qui Puffin, passo. Tutto bene, signori? Altro che. La radio non funziona. E lì c'è un'isola che non dovrebbe esserci. È vero. Ce l'avranno messa ultimamente. Dammi un po' il binocolo. Cosa? Il binocolo. Ah, il binocolo. Da. Ecco il binocolo, pronti? Binocolo in mare, comandante. Ma chi è sto comandante? Beh, in marina si dice comandante. O no? Comandante o comandante, quella laggiù per me è un'isola. Potrebbe essere un miraggio. Ma che miraggio? Non la vedi la vegetazione? È tutta verde, è un'isola. Ha ragione, è proprio un'isola. Complimenti. Lei ha una vista eccezionale, comandante. Ma io avrò pure una vista eccezionale, però sulla carta non c'è niente. Per 200 miglia non dovrebbe esserci uno scoglio. Ah, un momento. Potrebbe essere una porta aerea mimetizzata da isola e da qui l'orribile equivoco. Vediamo un po'. Sì. La bussola segna la rotta giusta. E lì c'è la terra. Eh sì. E invece la terra non ci dovrebbe essere. No. Allora, o è impazzita la bussola o sono impazzito io. Ma se è successo quello che penso, è meglio che ti prepari a pregare. Perché c'è pericolo. Usa la bussola come salvadanaio.
Quante preghiere conosci? Ah beh, il Salve Regina, Madre Misericordia, Vita Dolcezza, Spera Tu. No, le consiglio di non fare niente di cui potrebbe pentirsi, comandante. Io ogni tanto lo faccio, poi mi pento. E senta, comandante, aspetti un momento. Prima le dovrei parlare di una cosa molto importante, qualcosa che potrebbe cambiare la sua vita. O la tua. Va consegnato alle autorità portuali, sì. Hai capito? Io invece ti consegno ai pescicani, che tanto loro naufraghi o clandestini se li mangiano lo stesso. Forza, si viene a fare quello mica aspetta. Forza. Vabbè, è inutile, lasci perdere. Avviamoci! Faccio strada! Charlie, mi scusi, comandante, comandante, io le devo fare una confessione, mi stia a sentire, devo avvicinarmi? Sì, vengo, più vicino, sì, arrivo, ecco, ok, è colpa mia. Sono io che l'ho fatta arrivare fin qui. Ma avevo un'ottima ragione per farlo. Vede, quest'isola è disabitata e non è neanche segnata sulle carte. Brutto bastardo! Mi hai fatto perdere una barca da $200,000, il contratto con la marmellata Puffin, per farmi arrivare su un'isola deserta a passare il resto dei miei giorni con un verme come te! Metta giù quella noce di cocco, so che tanto non lo farebbe, lei è troppo buono. Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo! Ehi, calma! È lei che ha abbandonato il timone, è colpa sua se ha perso la barca. Adesso, come faremo a ripartire quando avremo preso il tesoro, eh? Il tesoro? Quale tesoro? Un tesoro nascosto. Che vale milioni di dollari. E che è sepolto in quest'isola. Ma sei sicuro? Ah, certo, la mappa di mio zio. È lui che l'ha disegnata. E se non avesse la meningite, a quest'ora sarebbe già venuto lui a prenderlo. E tu credi alla mappa di un tesoro, disegnata da tuo zio...
che c'ha pure la mia immagine! No, 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 calma, calma. Sì, risparmi le energie, calma. Stiamo calmi. Sì, eh? Io sto calmo, ecco. Noi siamo su un'isola deserta. E per il momento non t'ammazzo perché mi potresti servire come cibo. Ma io starò di qua e tu di là. E spero che le nostre vite non si debbano mai più incontrare. Mi auguro di non vederti mai più con tutto il cuore, ok? Ok, comandante. Ancora comandante. E dove l'ha trovato il fucile? Dove l'ha trovato il fucile? Ehi, comandante! Charlie, piantala! Sei matto, ti metti pure a sparare. Guarda che quello che spara sei tu. Dove hai messo il fucile? Non ce l'ho il fucile. Ah, non ce l'hai il fucile. Qui siamo soli su un'isola. Chi è stato a spararmi addosso? Tuo nonno, forse? Non credo, mio nonno non darebbe mai confidenza a tipi come te. Ehi, hai molti nemici su quest'isola. No, uno solo, tu. Che facciamo adesso? Dunque, i colpi vengono da sud, io vado verso nord. Ehi, come fai a sapere che quello è il nord? Beh, è l'opposto del sud, no? Charlie! Non credi che dovremmo restare insieme da adesso in poi? Anche se la proposta mi fa schifo, credo che temporaneamente la debba accettare. Ok. Rotta nord con circospezione. Ehi, gli ordini li do io qui. Ok, comandante. Rotta nord. Soltanto? Con circospezione.
Questi spari dimostrano che il tesoro c'è e che c'è anche qualcun altro che lo cerca. Il vecchio Brady aveva ragione. E chi è il vecchio Brady? Mio zio, no? Quello con la meningite. Vedi, Charlie, io posso anche capire che tu sia un po' seccato per la perdita della barca e per la figuraccia che farai di fronte alla stampa di tutto il mondo. Però guarda, dammi retta. Non tutte le disgrazie vengono per nuocere. Vedrai che se tu continui a venirmi dietro, noi facciamo un colpo enorme. Charlie? Charlie? Ehi, Charlie, ma dove sei? Sono qui. Charlie, ma si può sapere che ci fai laggiù? Ho fatto un colpo enorme. Io vorrei sapere chi si diverte a fare le buche in mezzo alla foresta. Forse è qui il mio tesoro. Sì. E questo è l'elmo di tuo zio. Eppure, secondo la mia mappa, il tesoro è nascosto in un fortino militare. No, questo è un deposito dell'esercito americano, non è un fortino. Vedi? Uniformi, attrezzi, vettovaglie. Guarda. Ci sono pure le sigarette. Ehi, questa sembra buona. Che cos'è? Vabbè, non lo so, ma qui c'è scritto solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Buttala via. Perché? Buttala via! Ah, è uno schifo, eh? Andiamo a dare un'occhiata di là. Ok, comandante. Avanti tu, con circospezione. Abbiamo visite. Visite? Uomini in mutande. Vorranno te. A me? Se sono antropofagi. A me mi sembrano profughi. Oh. Abbiamo. Abbiamo tu! Senta tu. Ma che sta dicendo? Sta zitto, fammi sentire, no? Ludere te, tu! Agatua! Agata tu! Imazu! Che ha detto? Parla troppo svelto, non lo capisco. No, tu, I speak. Tu speak a co. Tu mi impeccacatore de animali. Ah, va a cacca di animali. Ah, ma tu chi sei? Annullo de mamma. Ah, anche noi abbiamo una no, mamma. No, annullo figlio de mamma. Mamma, regina de isola. Pongo. Voi prigionieri, venite conmigo. Venite conmigo. Ah, oh. Dice che è meglio andare con Lugo. Venghiamo. Accanto guardia, accanto guardia. A mamma da mamma, a mamma. A voglia. A guardia. Andiamo, Anna. Oh. E cambia arriva. A me non sa me spari, sa. Ha capito a nulla
Mio figlio a Lulu, un poco scemozzo. Sempre lui pensa a guerra. Voi buoni facci, voi miei ospiti, di me e di mio figlio Lazze. La buiocca. Grazie, lei deve essere la regina. Hai fatto una bella scoperta. Sì, mio nome è mamma. Voi sembrate americani, come mai c'hai di chi? È una lunga storia, lui ha sbagliato manovra e... beh, comunque è un po' troppo lunga per raccontarla. Ci è mancato un pelo che ci facevate secchi con le vostre fucilate. Noi non sparamo. Noi non teniamo armi, noi pacifica, niente. E chi è stato allora? Kamasuka, soldato giapponese. Americani e giapponesi, state a fare guerra qui. Guerra finita, americani via. Ma uno giapponese ancora a fare guerra. Lui vive in Fortino. E nessuno gli ha detto che la guerra è finita. Noi non ho fregato di dire. Lui non tocca a noi, noi non tocca a lui. Posso farle una domanda personale, solo a titolo di curiosità scientifico-minerale? Dígame. Maestà, lei ha mai sentito parlare di un tesoro nascosto su quest'isola? No tesoro, c'hai vici. Niente nascondito qui. Che dicevo? Hai sentito? Non c'è nessun tesoro, quindi non ne parliamo più. Ah! Noi tenere quattro tesori e c'hai vichi, sole, mare, gioia e amore. Ma! Anuluka! 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 Aspè! Di giustre cuca mo, ha già combatte con lo. Anulu! Americani! Nemici! Anulu! Combatto! Io molto spiacente, ma il nostro stregonzo è un po' scemozzo anche lui. Io dovrei rispettare antiche tradizioni di tribù. Se il nostro ospite vuole restare vivo, deve fare prova di forza. E di che prova si tratta? Combattimenti contro capo di tribù. Ma vorrei scherzare. Dovremmo fare una prova di forza con te, mamma. Non con mia, con lua. A bua ba, kumba, anulu anulu, ua, agua, kumbade, kumbade, anua. Permetti? Uomo grosso dice che tue sorelle essere molto bononze. L'ha detto lui. Sta dicendo che ti spacca in due. A me? Yeah.
Che sta succedendo? Loro terribili, due volte l'anno vieni, prende nostre fanciulle e ragazzi e porta il loro paese a fare i candelieri, il giardiniero. Loro uomini molto cattivi. Se vuoi essere amici, voi salva noi. Andiamo ragazzi! E mi raccomando, le donne belle e gli uomini robusti, altrimenti ce li rimandano indietro. Gli uomini li scegliete voi e le donne le scelgo io. Non ci vedo chiaro. Non ci vedo chiaro. Com'è che non c'è nessuno in giro oggi? Non lo so, Cador. Si saranno nascosti nelle capanne. Ok, diamoci da fare. Non ho tempo da perdere. Andiamo, ragazzi. Avanti, cammino. Vieni fuori. Vieni, su. Non ho capito bene, ce l'hai con me? Dico, ma da due! Non fa! 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 Che stai sentendo di bello? Ma come? Questi due sono venuti a fare concorrenza? Ti faccio passare la voglia. Ma che c'è da? Ma non la c'è per la guru!
Sono due giorni che facciamo buchi nella sabbia. Ma ci vuoi mettere in testa che il tesoro non esiste? Ah, senti, Charlie. Secondo la mappa di zio Brady, il tesoro deve trovarsi in un punto situato lungo una linea ideale che va da spiaggia a spiaggia e attraverso un gruppo di 11 alberi di cocco e due palmenane. Non ti vorrei mica mettere a contare tutte le palme dell'isola. E perché no? Tu hai un'altra proposta? Certo. Prendiamo le 11 palme e ci facciamo una barca. Con le due nane ci facciamo i remi e ce ne andiamo. Lo sai qual è il tuo guaio, Charlie? Tu non hai fede. Ma quale fede? Ma cosa speri, di trovare un cartello con sopra scritto tesoro? E perché no? Tutto è possibile. Dio po', ma non si potrebbe smettere almeno quando piove? Ma vorrei scherzare. Con la pioggia la terra è morbida ed è facile scavare. Bisogna aver fede. Vero, Nulu? Fede. Scava. Sta zitto tu. No, lui dice che scava. Ehi, l'ho trovato! Charlie, l'ho trovato! E qui l'ho trovato, guarda! Guarda, Charlie! Guarda! E qui... Non vedi che è una lapide, c'è sepolto qualcuno. Leggi un po' che c'è scritto. Qui giace Jonathan Foster, venuto alla ricerca del tesoro con Brian Culpepper e trapassato il 16 marzo 1950. Hai visto che succede a cercare i tesori che non esistono? Sì, ma... questo dimostra che ci sono persone che credono che il tesoro esista. E il fatto che sia morto Foster non vuol dire che Culpepper non l'abbia trovato. Brian Culpepper, 17 marzo 1950. È morto il giorno dopo questo. Sai che ti dico? Era meglio scavare sotto la pioggia. Già, se non ti va bene niente. Con la pioggia dici che ti bagni, col sole soffri il caldo. Andiamo, Charlie. I tesori mica li trovi in mezzo alla strada. Anche gli imbecilli come te sono abbastanza rari. Io continuo a scavare. Siamo vicini, lo sento. Abbi fede. Io ho detto voi non scavare vicino a Monte Tamea, vecchio samurai, sparare. Ma quante munizioni c'è? Oh, molte munizioni, tutto arsenale giapponese. Siamo fregati. Senti un po', perché non ti metti a riparo? Oh, a nulla no. Secondo la mappa di mio zio, purtroppo il tesoro dovrebbe trovarsi sotto il fortino del giapponese. E per me lì rimane. Se lo vuoi te lo vai a prendere da solo.
Ma come mi abbandoni? Abbiamo attraversato un oceano, sarebbe da scemi rinunciarci proprio adesso. No, sarebbe da scemi farci sparare proprio addosso. Quello ha tentato di farci secchi quando eravamo lontani. Figurati che ci fa se gli andiamo a rompere le scatole da vicino. Potremmo trovare il sistema di distrarlo. Sì, sì, gli diciamo di guardare l'uccellino. No, da retta a me, avvicinarsi al fortino è un suicidio. Io conosco il sistema per arrivare da Kamasuka. Voi salva noi da pirato, io dare a voi carrozza con corazzone. Dalla Nulu! Anulu! 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 Anulu, Agatoa! Anulu! Anulu, mamma! Anulu! Ah, a scala mi tengo a stidu, a non sciumute carrozzo. A si dica stanca! Cada po'! Corazzone no! Corazzone no, ma! Corazzone sì! Corazzone sì! Corazzone sì! Signaco, voluto carne, mignaco, da mignaco, lacci, mamma, gnaco, gnaco, gnaco. Stai la gruta, siamo arrivo. Udè, già no! Apri la cagnola. Ehi, è un carro armato giapponese. Adesso Kamasuka non ci fermerà davvero. Perché tu credi che questo aggeggio funzioni ancora? No, il problema è un altro. Trovare qualcuno che sappia guidarlo. Questo si risolve facile. Monta su e fa quello che dico io, forza. Sì, comandante. Vai tu, guarda! Forza, forza! Datemi da fare, avanti! Forza! Ehi, qui si sono portati via il volante. Ma quale volante? Nei carri armati c'è la cloche. Speriamo che Jack funzioni, se no questo affare non partirà mai. Ma qui Jack non c'è. Senti, dammi il pitillo intanto. E che è il pitillo? La manovella. Nei carri armati giapponesi si chiama pitillo. Comandante, è questo? Certo, è questo, non lo vedi? È proprio a forma di pitillo. Anulu! Prendilo tu. Aspetta! Ma che facciamo adesso? A cambio di pitilli, dai! Sto al posto di guida. E ora che faccio? Adesso apri il contatto. L'ho già aperto. Oh, ok, levatevi di mezzo. Via. Vado col pitino. Comandante, questa non si sposta. Spingi avanti la cloche. Che è finita la benzina, se no chissà come finivo io. Già, peggio di così. Basta, Nulu, noi guerra adesso, andare in guerra. Partiamo, noi adesso partiamo per battaglia. Ehi, guido io, levati. Ok, Charlie, tu sei il comandante. Sono in attesa di ordini. Questo è il cannone. Ah, davvero? L'avevo presa per una cordicella. Mm. E questi sono i motori, 1 e 2. Mm. Ok? Mm-hmm.
Allora. Andiamo. Buona. Se proprio organizzato bene, come facciamo a stanarlo da lì? Ehi, Anulu! Che? Come lo staniamo? Ehi, che là! Si si rabbia! Kamazuka, viene fuori! Ah! Nippo, Nippo! È occupato! Gna! Fuori di nuovo. Ci sta guardando anche lui. Ah, americani, Yankee! Amatunka! Amatunka! Chissà perché non ci spara. Perché per lui siamo giapponesi. Okay.
puoi piantare di giocare alla guerra. Non tocca Kamasuka! Non tocca Kamasuka! Kamasuka, Kamasuka samurai! Non c'è capa Kamasuka! Kamasuka bello guerriero! Sì, bello guerriero! Kamasuka grande guerriero! Ma ora è stato sconfitto perché loro ha attaccato con inganno! Dove avete preso Tank? Eh? Chi detto loro dov'era? I papu ha dato con razzoni! No, papu! Sempre schiaffo, no! Allora questo è tuo figlio? Purtroppo sì. Tanti anni fa, mamma era bellissima principessa, no cicciona come oggi. Quando ho rimasto solo su isola, io ho cercato compagnia di femmina come fanno tutti gli uomini. Noi incontrare tutte quante sere, mamma e io, sotto grande palmizio vicino fiume e... E Anullo è figlio di palmizio. Quando cresciuto io ho rinnegato, troppo imbecille lui. E ora, anche disonorato, chiedo permesso di andare a fare karakiri. Ma ti pare, non fare complimenti. No, papu, no, karakiri. Su, coraggio, andiamo a scavare. No, tu scavi, io guardo. Senti un po'. Ma tuo padre è capace davvero di... Allora è matto. Matto? No. Non matto, papu. Ehi, oh! Dammi mia spada, ridammi! Andiamo, Kamasuka, non fare la madama butterfly. La guerra è finita 36 anni fa. Adesso gli americani e i giapponesi sono diventati amici. Meglio morte che disonore. Io devo seguire antica legge di samurai. I samurai non esistono più. I samurai oggi si sono messi nell'elettronica, fanno degli orologini piccoli con la musichetta. Guarda, Sarchio. Chi? Sarchio? Ma come? Capitano Sarchio ha messo a fare orologiaro. Lui in guerra, aiutante campo di generale Tacitua. Ah, Tacitua. Adesso Tacitua è una marca di lavatrici piccole così. Tu per azzardo conosci che fine fatto sergente Cazzuto? No, di Cazzuti non ne conosco. Oh, sì. Beh, insomma... Comunque, il Giappone adesso è un grande paese industrializzato. I suoi prodotti sono famosi, radio, transistor, auto. Conosci le Toyota? Toyota? Io avevo zia con questo nome. Lei era famosissima geisha. Adesso pure le geisha le fanno a transistor. Allora, io ho combattuto per un Giappone che non piace, come un matto, tutti questi anni! Andiamo, non fare così, da retta a me. Su, vieni fuori, andiamo a prendere un po' d'aria. Ehi, a momenti fai una buca. Alan! Ehi, Kamasuka, io sto cercando un tesoro nascosto. Tu per caso sai se si trova da queste parti? Tesoro nascosto? Hai visto? Non lo sa dove è il tesoro non esiste. Senti, Kamasuka, deve essere qui al forte, ne sono sicuro. È per questo che tu è venuto qui? Proprio per questo. Forse io ho capito di che tu sta parlando. Seguitemi. Molti anni fa, questa porta sempre chiusa, con sentinella davanti. Adesso sentinella non ci essere più. E noi entrare. Seguitemi. Ecco. È questo qui che vuoi cercare? Il tesoro! Oh, ma che fai? Adesso che abbiamo scoperto il tesoro, muori. Qui ci sono decine. No, ma che dico? Centinaia di milioni di dollari. Milioni? Sì,
ma questi non servire a niente. Come a niente? Solo se li metti in banca, con gli interessi ci vivi da miliardario per tutta la vita. Non ci essere banche su Isola ed è impossibile andare via. Adesso noi ci costruiremo la zattera. No, continente troppo lontano per zattera, è impossibile. Ecco l'isola di Ciavichi. Ci siamo arrivati finalmente all'isola del tesoro. Speriamo che sia valsa la pena di arrivare fino qua. Se fosse una balla, Brady non ci avrebbe fatto faticare tanto per convincerla a ridisegnarci la mappa a memoria. Povero Brady, come farà a dimenticare quello che gli è successo? Avrà bisogno di bere parecchio. Per me non se lo scorda più. È la banda di Frisco. Ma come, li conosci? Certo che li conosco. E sono quelli che volevano farmi fuori quando mi sono nascosto nella tua barca. Senti, fammi la cortesia, non me lo ricordare. Scusa. Siamo finalmente, ragazzi. Su, sbrighiamoci. Forza, scendete. Stando alla mappa, il fortino dovrebbe essere da quella parte. Su, andiamo. Quella è gente capace di ammazzare. E noi allora come ci difendere? Non avere più munizioni, bombe, tutto finito. Ne possiamo fare a meno. Annullo. Mi è venuta un'idea. Questa è la direzione. Non possiamo sbagliare. Dovremmo essere vicini ormai. Sì. Sì, è tutto chiaro. Non vedo l'ora, Cannon. Chi lo dice? Mi ricarichi! Fermo! Mi ricarichi! Io annullo! Boni, io annullo, amico, annullo. Voi cerchi tesoro. Che ne sai tu del tesoro? Oh, io amo questa. Dai qua. È la mappa del tesoro. Deve essere quella di Alan. Alan, buono, magnato. Ce la sono mangiato. Lo faccio parlare, no. Fermo. Buono, amico. Buono, amico. Noi buoni. Tu dire noi dove essere tesoro, noi dare te grande ricompensa. Ecco. Un po' schifo. Via con me. Sì. Via con me. Lo seguiamo, capo. Certo. Capo, questo corre. Capo, questo scappa. Ho detto piano! Ma è velocissimo! Ma dov'è qua? Fermi, dove siete? E mettete le mani sulla testa, sennò il samurai diventa nervoso. Il tesoro spetta a noi. Noi siamo arrivati prima. All'alloy, maledetto. Ma non è vero, il tesoro esiste. E che credevi, che avrei fatto tanta strada per niente? C'è una bella gabbia pronta per voi al villaggio. Muoviti, Frisco! Anulu, figlio mio! Tu sai cosa devi fare. Aiukulu, mauka mio!
Ma quello che è? Sulla sporca, come so già. Tu su quello papo! Quello papo mi cazzo! Tambo con faccio! Tambo con faccio! Oh, bravo! Sulla cazzo! Io coca di macaca per un cognate, io coca di macaca per un cognate. Thank you, americonchi, oi papa mamu se spuso. Quando ci tireranno fuori di qui? Lo saremo ingrassati. Papu mio, te vuoi papu? Mio tu, tu, Ciao, grande mamma. È vero che vuoi vedermi? Io pensavo che gli sposini volessero stare soli la prima notte di nozze. Mio adorato sposino vuole parlare con te. Ah sì? Di che si tratta? Diglielo. Questo è ordine segreto lasciato a me da mio colonnello. Da aprire solo a evacuazione di fortino. Quindi io adesso aperto. E che c'è scritto? Scritto che quei dollari non valere proprio niente. Cosa? Tutti i dollari è falsi. Sono dollari falsi. Quel denaro, tutto falso. Voi non potete comprare neanche lecca lecca. Mamma, ma... Lo sai che succede se lo dico a Charlie? Che quello mi ammazza. Voi avete fatto molto per noi. Noi daremo voi questo come ricordo di tribù. Questo è solo un piccolo idolo, ma per noi sembra essere stato grande tesoro. Mamma. Grazie, Kanasuke. Grazie, mamma. Ma vi prego, non dite niente a Charlie di questo. Io sono sicuro che a lui non importa se io mi tengo questo tesoro tutto per me. Tu vuoi lasciare l'isola? Sì, subito. Senza portare lui, spero. Ah, naturalmente. Ci mancherebbe altro. Lui deve rimanere qui, Marito e moglie devono vivere nella casa che si sono scelti e vivere felici e contenti per tutta la vita. Sì, bravo, bravo. Caro mascalzone, prendo la mia parte del tesoro, vale a dire tutto, a titolo di risarcimento per la mia barca e per i guai che mi hai fatto passare. Spero di non vederti mai più. Charlie. Charlie? Chi è? Alua. Kai Luca Cicca Kai Waimai. Alua, non mi fare discorsi difficili, che vuoi? Tu va via. Sì, vo via. E qui ho fatto tutto quello che dovevo fare. Tu dare prima bicio a Lua. Bicio?
Ah, sì, bacio. Bacio. Ecco, un bicione d'addio che non è un addio. Vedrai che io tornerò con una grande nave. Aspettami, eh? Ciao. Avere cuore che fa male, molto triste che vede Charlie andare via da Isla. Ma Charlie non anda via, l'ho anche detto a tua... Charlie va un momentino in America, posa le valigie e torna. Prima Charlie dare Ula a Becio. Non si dice Becio, si dice... Charlie! E meno male che volevo partire di nascosto. Aspettami! Ti prego, prima che te ne andi via, dai, ho la grande boccia. Vuoi un bocio? E va bene. Io ti bocio. C'è qualcuno in ascolto? Allo, allo, c'è qualcuno in ascolto? Passo. Qui portaerei Forrestal. Qui portaerei Forrestal. Mi sentiamo forte e chiaro. Dateci vostra posizione e nominativo. Allo, allo? Veramente io non so né la posizione né il nominativo. Mi potete dire dove sono? Sul nostro radar vi vediamo a 100 miglia da noi. Oh, porca miseria. Come? No, no. Sto vedendo l'indicatore della benzina e credo di non farcela proprio ad arrivare fino a voi. Non potreste venirmi incontro? Ma perché siete partiti con poco carburante? Perché? Boh. Vostra provenienza? Ah, quella la so. Vengo dall'isola di Ciavichi. Ho decollato circa 15 minuti fa. L'aeroporto di Ciavichi venne distrutto durante la guerra mondiale. Raccontacene un'altra. E che me ne frega a me dell'aeroporto? Io sono anfibio. Passo e chiudo. Sto proprio messo bene. E la birra dov'è? Ce l'ho io, sta tranquillo. Ehi! Ma che ci fai qui? Ciao, Charlie. Non mi chiedere di scendere perché non ho il paracadute. Ma come hai fatto a precedermi? No, 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 non me lo dire, ho capito. Tu hai mandato quelle tre bacione a farmi perdere tempo, per salire prima tu. E tu avevi il coraggio di lasciarmi solo su un'isola quasi deserta e squagliartela con tutto quel malloppo. A proposito, sono falsi. Falsi? Come li chiami, i soldi che non sono veri? Falsi, no? E tu hai fatto tutto questo per un mucchio di dollari falsi! E con chi te la vuoi prendere, scusa? Ti pare che ti avrei coinvolto in questa impresa se avessi saputo che i dollari erano falsi?
Che sono scemo? No, tu non sei scemo, tu sei un deficiente. E io i deficienti non ce li vogliono i miei. Vieni, Tere, vai via. Ma guarda che stiamo andando giù, è dentro. Cerchiamo di vedere anche il lato positivo della faccenda. Quando il governo degli Stati Uniti verrà a sapere di questa storia, ci daranno una medaglia. Lo credi davvero che mi daranno una medaglia? Ma certo! Pensa, noi riconsegniamo alla Marina Americana milioni di dollari falsi che sarebbero caduti nelle mani di quei farabutti. Diventiamo due eroi nazionali. Andiamo, Charlie. Avverti la foresta. Pronto, Charlie! Hola. Ehi, c'è qualche interferenza. Non si capisce bene. Pronto, Charlie, Alan, qui Kamazuka, qui Kamazuka! Charlie, Alan, Kamazuka chiama Charlie, Alan! Io spero voi sentite me da cielo! Pirati tornati qui su isola e anche banditi usciti di gabbione! Io ho detto no, tesoro! Allora non creduto Kamazuka! Tu dice, prego, che tesoro non è in isola! Loro ho detto che vogliono uccidere tutte donne e bambini! Allo, Charlie, Alan! Tu sentire a me? Mi vuoi prendere in giro, molto puto Gianni? È Frisco. Quelli se la sono squagliata senza tesoro. E tu mi stai facendo perdere tempo per fregarti. Ma se non parli ti tagliamo la lingua. A pezzetti, hai capito? Ehi, Frisco, i soldi ce li abbiamo noi. Lasciatela stare quella povera gente, capito? È inutile, Alan. Noi li sentiamo, ma loro non possono sentirci. E allora, che facciamo? Non possiamo abbandonarli in questo modo. No che non possiamo. Forrestal, portaerei Forrestal, sono sempre io. Non ce la farò mai con la benzina, ritorno sull'isola. Devo consegnarvi una cosa molto importante, cercate di venire a prenderla. A presto, passo e chiudo. Charlie, non sono affari miei, ma... abbiamo abbastanza carburante per tornare sull'isola? No. No? Beh, non per arrivare sull'isola, ma per alzarci fino a metà percorso, sì. Come sarebbe a dire? Hai mai visto i gabbiani? Volano alti, alti nel cielo. Poi a un certo momento bloccano le ali in volo piano e cominciano a scendere. A volte riescono a fare lo stesso percorso in discesa di quello che hanno fatto in salita. E li sostiene il vento, le correnti, l'istinto. Il vento, le correnti, l'istinto. Ah, certo. Ma se questo non dovesse bastare, loro possono sbattere le ali. Ma noi, scusa, che cosa sbattiamo? Noi sbattiamo per terra. Per terra. Allora, vi volete decidere a dire dove è nascosto questo tesoro? Brutti cani pechinesi! Bastardi! Voi approfittate perché Charlie e Alan non vanno aiutare, eh? Questa è l'ultima pistola rimasta carica in tutta l'isola. L'avevo messa da parte per i vostri amici. Adesso la userò per voi. E adesso ce ne sono rimaste solo due. Una per te e una per il tuo figlioletto scemo. Sta tranquillo, figlio mio. Tu verrai con me in paradiso di samurai. Ah, papà, tu ti sei rincoglionito con sto samurai. Andiamo, prendeteli, sono solo in due. Che aspettate? Forza! Thank you.
Tanto, Nulu. Lo devo raddrizzare? Sì, grazie. Grazie. Stavo meglio con la lingua di fuori.
due amici tanta felicità e desidero offrire in sposo mie tre figlie. Tre mogli in due? Temo che la cosa ci creerebbe dei problemi. Te l'ho detto che arrivavano. L'avevo detto anch'io. Dublan! Mamma, noi ora consegneremo quel branco di farabutti e il denaro degli Stati Uniti alla Marina. E voi trovate un posto dove nascondere te e la tua tribù. Ma perché? Penseranno che l'isola è deserta e non vi daranno fastidio. Oh, Alan e Zaggio e Gianni e il suo profeto. Furbu è furbu. Furbu, furbu, furbu. È furbu, è con te. Alan, Gianni, furbu. È meraviglioso. Kamasuka dice grazie a valorosi amici. Voi fatto capire a vecchio soldato che chi fa guerra è proprio grosso imbecillo. Dio un po', ma sei proprio convinto? Di che cosa? Di voler dare tutto questo ben di Dio a quelli là. E certo, perché no? Beh... Sono falsi, no? Ehi, non mi dirai mica che ti sta cominciando a frullare per la testa qualche brutta idea. Oh, non ti permettere neanche di pensarle queste cose, eh? Sì, sì. 282 milioni. 283 milioni, 284, 285, 200. È un grande onore per me essere il primo a congratularmi con voi. Avete dimostrato una grossa dose di coraggio e quello che conta soprattutto una onestà veramente cristallina. I miei complimenti. Grazie, maggiore. Ma qualunque buon cittadino americano avrebbe fatto lo stesso, no? È solo un mucchio di carta straccia. Hai sentito, Warner? Lo chiamano un mucchio di carta straccia. Vorrei avere io un po' di questa carta straccia, come la chiamate voi. Andiamo. Non vorrà dirmi che quei dollari sono buoni. Come no? Sono anni che il governo americano sta cercando questo denaro. E sarebbe stato un guaio se fossero caduti nelle mani sbagliate. Quanti sono? 300 milioni, 470.923 bei dollaroni americani. Né uno di più, né uno di meno. Scusi un momento, lei che stava dicendo? Che non sono falsi. Durante la guerra il Pentagono fece spargere la voce che era denaro falso. Il governo giapponese prese la notizia per buona e rilasciò qui. Erano le paghe dell'undicesima flotta che combatté qui 40 anni fa. C'è solo un uomo che sa la verità, si chiama Brady. Brady? Sì, faceva la guardia al tesoro e non ne ha mai parlato a nessuno. A proposito, ricordamelo, Warner, dovremmo proporlo per una ricompensa. Forse neanche immagina quanto vale quello che ha fatto. È vero, quando lo saprà gli prenderà un infarto. Beh, allora grazie di nuovo. La vostra impresa non sarà pubblicizzata perché deve rimanere segreta, ma sono sicuro che il presidente vorrà congratularsi con voi di persona. Ma c'è qualcosa che non va, Mr. O'Brien? No. È solo che tutta questa storia lo ha commosso, tutto qui. Vero, Charlie? Qualcuno vuole un passaggio? Ah, sì, grazie, io... No. Io ho ancora da fare qui, e anche lui. Vero? Sì, è vero. Siete molto gentili, ma grazie lo stesso. Ok, andiamo. Forza, ragazzi, muoviamoci. Thank you.
facile, sei agilissimo. Io ci sono rimasto male quanto te, sai. È inutile che cerchi di dimostrarmi il contrario. Io cerco solo di ammazzarti. Ah, sì? Chissà che mi credevo. Guardi che cosa c'è qui, maggiore. E come ci è capitato? Deve essere un idolo di qualche antica popolazione. Quando atterriamo, spediscilo al Museo Etnografico del Pacifico. Gli esperti lo valuteranno. Sì, signore. Ehi, ragazzi! Ehi, voi! Guardate! Bello, eh? Come si dice, chi trova un amico trova un tesoro. Sì. O no.